Da Wolfsburg, buonasera e buon ascolto. Le linee telefoniche dalla Germania come le nuvole di Aristofane vanno e vengono, ma stasera non vanno. Le squadre stanno per entrare in campo, abbiamo già le formazioni. Il Wolfsburg in completo verde giocherà con Benaglio, portiere, capitano e nazionale svizzero in porta, Vieirinha portoghese, Naldo brasiliano, Noce e lo svizzero Rodriguez in difesa. A centrocampo il brasiliano Luis Gustavo, il francese Guyavugi. Dietro l'unica punta l'olandese Dost, ci sono Caligiuri a destra, il nazionale belga De Bruyne e il nazionale tedesco Schürrle. La replica del Napoli, il cui allenatore Rafa Benitez compie proprio oggi 55 anni ed è stato festeggiato anche dal pubblico di casa. Il portiere è Mariano Andújar, in difesa Maggio, Albiol, Britos e Gulam. A centrocampo David Lopez e Inglea, Callejon, Amsic, Mertens, alle spalle dell'unica punta Higuain. Notiamo come ci sia un solo giocatore italiano, il veneto Maggio nel Napoli, c'è un italo tedesco, Caligiuri, figlio di genitori calabresi trasferitisi in Germania per lavoro. L'arbitro è lo spagnolo Lahoz, il sestetto arbitrale è naturalmente spagnolo. Vi facciamo grazia dei nomi, vi ricordo soltanto che Napoli gioca in maglia grigia, l'unico che ha la maglia azzurra è il portiere Mariano Andújar, e le squadre stanno affrontando il cerimoniale al centro di questo bellissimo impianto che può ospitare 30.000 spettatori, 3.000 arrivano da Napoli o dalle zone vicine. Torniamo in Ucraina. La zona est dell'Ucraina, Donetsk, Kharkiv, in questo momento ha ben altri problemi qui a Kiev. Attenzione, gol di Gonzalo Higuain per la formazione napoletana, con una bellissima manovra il Napoli si è portato in vantaggio. Higuain è scattato sul filo del fuorigioco, ha controllato il pallone, ha atteso l'uscita del portiere Benaglio e lo ha trafitto con un tiro imparabile sulla destra del portiere rosso crociato. Pertanto il Napoli si è portato in vantaggio con un gol di Gonzalo Higuain, che è andato a festeggiare proprio sotto il settore dove sono assiepati circa 3.000 sostenitori azzurri. Gran gol di Gonzalo Higuain, Napoli 1, Wolfsburg 0, bloccato il risultato da un gol del campione argentino del Napoli. Napoli in vantaggio in casa del Wolfsburg per 1-0, torniamo da Bisanti. Eh sì, d'accordo, noi sentivamo qualcosa, evidentemente il collegamento con la Germania non è perfetto, come ci ha spiegato Emanuele Dotto. Sempre 0-0, mentre per quella che riguarda Wolfsburg il punteggio si è sbloccato. Linea Dotto. E per poco il Higuain non raddoppiava proprio 30 secondi fa, un'altra bella iniziativa del potente e possente attaccante argentino, ha controllato il pallone con il destro, ha lasciato partire un tiro che ha sfiorato il palo alla destra del portiere Benaglio. È l'unica punta del Napoli, ma sta a fare molto male Gonzalo Higuain. Adesso c'è una bella manovra di Marek Amsic che serve ancora Higuain, questa volta anticipato da Knoche, il difensore centrale del club tedesco, che è parso un po' impacciato in occasione della rete siglata al quarto d'ora di Gonzalo Higuain. Siamo al 22esimo di gioco al Volkswagen Arena di Wolfsburg, il Napoli in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato da Gonzalo Higuain, un grande campione i cui numeri sono impressionanti. Pensate, gentili amici radioascoltatori, che per Higuain si tratta della 24esima segnatura stagionale, la 8ª in Europa League, un gol fantastico che sta schiarando la strada al Napoli, che si difende con ordine e con calma. Adesso c'è una pronta uscita di Andújar, l'appoggio per Gocan Inglea, il tocco sul settore di sinistra dove può avanzare Gulam, avanza il giocatore algerino, il tentativo di passaggio però è vanificato da un intervento di Luis Gustavo, la palla ancora per De Bruyne che viene fermato, anche De Bruyne gode di limitata libertà rispetto al match contro l'Inter. Il Napoli mi sembra più affidabile dal punto di vista come pacchetto di centrocampo, pallone per i piedi di Amsic, l'appoggio ancora verso Inler, il servizio per Callejon, il tocco ancora all'indietro per Albiol. Dal Viola la palla viaggia verso Maggio che si ferma improvvisamente, con un attacco si libera di due avversari, il pallone è ancora controllato per Amsic, il tiro al gol, il raddoppio di Marek Amsic. Quando siamo giunti al 23esimo minuto del secondo tempo, Napoli 2, Wolfsburg 0, bellissimo il passaggio filtrante su cui il capitano slovacco del Napoli ha preso il pallone di prima intenzione e di destro lo ha scaraventato alle spalle di Diego Benaglio. Cambia dunque ancora il punteggio alla Volkswagen Arena, Napoli 2, Wolfsburg 0, al 15esimo gol di Higuain, al 23esimo raddoppio di Amsic. Ucraina.
ottimo il palleggio di Callejon, il tocco per Inler, si fa vedere Goulam sul settore di sinistra, taglio trasversale per Mertens che appoggia in avanti Hamsik, in area Hamsik ferma la palla con il destro, il tiro di Higuain respinto prima che il pallone stesso termini in rete, poi può scattare il contropiede della formazione del Wolfsburg con Dost, peccato per il Napoli che avrebbe potuto addirittura fare il terzo gol. Inler, limite dell'area di rigore, l'appoggio in avanti ancora Marek Hamsik, carica il tiro, la palla fiora il palo, la deviazione miracolosa di Benaglio che mette il pallone in calcio d'angolo toccandolo con la punta delle dita, poteva essere l'azione del 3-0 per il Napoli, ancora con Marek Hamsik scatenato. Sta giocando il primo minuto di recupero, siamo sempre sul 2-0 per il Napoli sul Wolfsburg, Wolfsburg però che è andato vicino al gol, ci è voluta una grande uscita di Mariano Andújar che ha deviato il pallone impedendo a Dost di concludere la rete. Attenzione a Luis Gustavo, l'appoggio sul settore di sinistra per Schürrle, avanza il nazionale tedesco, tiro di Schürrle, traversa di Schürrle con una botta di destro terrificante, il pallone colpisce in pieno il montante, c'è la deviazione opportuna con la punta delle dita di Andújar che mette il pallone in calcio d'angolo. Wolfsburg-Napoli e dunque collegamento con Emanuele Dotto. Sì, un collegamento di fortuna, le linee non funzionano, funzionano il Napoli alla grande, risultato dopo il primo tempo, Wolfsburg 0, Napoli 2, marcatori al 15esimo, Gonzalo Higuaín al suo 24esimo gol stagionale, il raddoppio di Marek Hamsik al 23esimo minuto, per Hamsik si tratta della decima rete in questa stagione iniziata male, ma che sta davvero fornendo una grande prestazione in questa serata in Germania. Siamo al sesto minuto del secondo tempo e il Napoli è andato vicino al punto dello 0-3. A dire il vero, Gonzalo Higuaín questa volta si è divorato il punto del triste, è andato via in contropiede, azione bellissima e piccante, ma ha calciato sul portiere Benaglio in uscita, grande miracolo del portiere, ma anche errori di mira da parte dell'attaccante argentino della formazione napoletana. Ma ancora Chino, lato corto dell'area di rigore, poi forse una spallata vigorosa, chiedono il fallo quelli dell'Argentina. Napoli dunque 3, Wolfsburg 0, e questa veramente una passeggiata trionfale per la formazione allenata da Rafa Benitez, che regalo migliore per il suo 55esimo compleanno non poteva ricevere dai suoi giocatori. Wolfsburg 0, Napoli 3, il punto del 3-0 siglato pochi istanti fa ancora da Marek Hamsik, autore di una fantastica doppietta. Napoli 3, Wolfsburg 0, torniamo in Ucraina. Qui siamo al 22esimo minuto del secondo tempo e questa situazione, Wolfsburg 0, Napoli 3, ricordo la doppietta di Hamsik al 23esimo del primo e al 19esimo del secondo, e il gol d'apertura di Gonzalo Higuaín, continua ad attaccare con grande orgoglio e tenacia la squadra di casa che poco fa ha sfiorato il gol dell'1-3 con un tiro di Perisic, la palla è terminata di pochissimo alta sulla traversa della porta, difesa benissimo da Andújar, ma insomma è un Napoli stellare, un Napoli che non ha sbagliato nulla, che ha concesso pochissimo in difesa, che ha giocato una grande partita al centrocampo e che ha avuto in attacco due cavalieri fantastici e scatenati come Gonzalo Higuaín e come Marek Hamsik. Il pubblico di fede napoletana festeggia e sventola le bandiere azzurre qui nello stadio di Wolfsburg, ma il clima è sereno e disteso, ancora il pallone recuperato da Hamsik, la palla viaggia nella posizione di Gonzalo Higuaín, cerca Higuaín di servire un compagno, preferisce appoggiare ancora indietro a Inler, da questo ancora Hamsik, autore di una prestazione scintillante, la palla per Goulam sulla fascia sinistra, il tocco per Insigne, il tiro di Insigne, Benaglio riesce all'ultimo momento a deviare il pallone con il pugno, poi non riesce a recuperare palla Higuaín, Napoli insomma scatenato. Ricordo che il Napoli in questa stagione in Europa ha vinto per 4-0 a Trabzonspor, ma un conto è vincere a Trebisonda, un conto è vincere contro la seconda della classifica nella Bundesliga. Il migliore della Fiorentina, ma di una spanna rispetto agli altri, ecco, forse non è più. Attenzione, 4-0, Manolo Gabbiadini firma il punto del poker calato dal Napoli quando siamo giunti esattamente al 33esimo minuto del secondo tempo, Napoli 4, Wolfsburg 0, davvero una cavalcata trionfale
quella del Napoli, che aveva vinto sì per 4-0, l'avevo detto pochi istanti fa, quasi a esorcizzare la quarta segnatura del Napoli, ma lo ripeto, vincere 4-0 in casa dei secondi della classifica della Bundesliga alle spalle del Bayern di Monaco è veramente una straordinaria impresa. Manolo Gabbiadini, entrato da neanche un minuto in campo per sostituire Marek Hamšík, firma lo 0-4 della formazione parte europea su quella tedesca del Wolfsburg. A te Bisanti. Il numero 29 Bujarski. Wolfsburg in gol con Bettner, che ha rimesso il pallone in rete su un cross dalla sinistra di Vieirinha. Cambia dunque il punteggio al 34esimo minuto e mezzo del secondo tempo. Wolfsburg 1, Napoli 4. Il gol siglato da Bettner esattamente al 34esimo minuto di questa seconda frazione. Cambia il punteggio ancora una volta qui allo stadio della Volkswagen Arena. Napoli 4, Wolfsburg 1, ma questa è la sconfitta casalinga più pesante per la formazione di casa, che aveva perso 3-1 contro il Paris Saint-Germain, 2-0 contro l'Everton e 2-0 contro il Perugia nella finale di Coppa Intertoto del 2003. Ma questo 1-4 per il momento, a meno che il Napoli non commetta qualche altra follia in difesa, è il risultato più rotondo e più possente che la squadra di casa abbia mai incassato. Napoli che ha sfiorato, non sono un grande esperto di carte, ma ha sfiorato il full, perché Gabbiadini ha colto una clamorosa traversa con un destro da almeno 25 metri. La palla aveva battuto Benaglio, ma si è stampata contro il montante. Dotta Bosburg. Attenzione, è finita la partita allo stadio Volkswagen Arena. Il Napoli ha travolto il Wolfsburg umiliandolo per 4-1. Anziché fare il commento, mi limito a ricordare la successione delle reti. Nel primo tempo Higuaín al 15esimo, il raddoppio di Hamšík al 23esimo, nella ripresa al 19esimo ancora Hamšík, al 32esimo Gabbiadini con un colpo di testa, al 34esimo la rete di Bentner che ha fissato il punteggio su Wolfsburg 1, Napoli 4. Più che una vittoria, un'impresa; più che un successo, un trionfo. Bravo Napoli, bravissimo Benitez. Gli applausi del pubblico di fede napoletana verso i giocatori in maglia blu. Napoli che ha travolto per 4-1 il Wolfsburg e mette una grossa ipoteca sul passaggio al turno successivo. La radiocronaca diretta dallo stadio Volkswagen Arena è un po' avversata dalle difficoltà tecniche, terminata, la linea ritorna in Ucraina. Thank you.